comincia a visualizzare qui con me oggi. Allora, questo roleplay è un pochino particolare, volevo un attimo spiegarmi, contestualizzare. Non ho mai fatto un roleplay del genere, anche perché fino a pochi mesi fa non avrei neanche saputo come funziona. E però fino novembre, dicembre, ho iniziato un percorso di terapia ed è una cosa, è forse la cosa più bella che mi ha fatto per me stessa e mi sta piacendo tantissimo. E inoltre su Instagram la prossima settimana vi parlerò anche del mio percorso un pochino più approfondito e su un IGTV. Ne parlerò su un IGTV, quindi se non mi seguite su Instagram mi trovate come chiara.smr. E in questi giorni ne sto parlando anche nelle storie e con questo video voglio sia darvi la possibilità di magari, se avete bisogno di qualcuno che vi ascolti, ecco, e potete anche parlarmi, ecco, durante questo video, non c'è problema. E poi volevo mostrarvi come funziona più o meno, secondo la mia esperienza, da persona che va in terapia e non persona che fa terapia, cioè non il professionista, ma la persona che riceve il supporto psicologico. Volevo mostrarvi un pochino come funziona, e a parte che le visualizzazioni le faremo, vedrete in questo video, la trovo estremamente rilassante, e poi perché magari faccio passare anche la paura a qualcuno di iniziare questo percorso, magari le persone non sanno cosa aspettarsi, e insomma ci sono tanti motivi dietro questa scelta di questo video che sicuramente può essere più un po' particolare. Unica tanta differenza è che le sedute di solito durano 50 minuti, un'ora, questa durerà meno, e poi di solito non, in terapia lo psicologo non prende così tanti appunti. Sono solo io che voglio fare il trigger della scrittura. Del resto, comunque, immaginatevi che più o meno funziona così, quindi spero vi possa essere utile, e soprattutto io ve lo dico senza problemi che vado in terapia e spero con la mia testimonianza di abbattere anche solo un pochino lo stigma che ci va solo chi è pazzo, cose del genere, che io odio questo termine, ma per farvi capire ci possiamo andare tutti e farebbe bene a tutti, quindi non c'è nulla di cui vergognarsi. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa premessa e vi ringrazio se mi darete fiducia su questo video. Ditemi se vi piacerebbe magari in futuro un altro video del genere. Vi mando un bacione. Buongiorno, accomodati. Allora, vuoi raccontarmi com'è andata questa settimana? Hai fatto quello? Ok, hai cronometrato, benissimo. Allora, dopo magari ne parliamo, oppure vuoi aspettare un'altra settimana e fare questa attività anche per un'altra settimana? No, raccontami semplicemente di questo periodo trascorso e se c'è qualcosa di particolare che è successo, che ti ha scosso emotivamente. Quindi è successo di nuovo. E questa volta hai provato a parlarci come avevamo detto. Ma a me interessa relativamente la sua reazione, quanto
quanto come cosa hai provato dopo questa risposta? Quindi, secondo te, a livello emotivo, cosa è successo? Quindi, come ti sentivi emotivamente prima, durante e dopo? Cerca di dirmi anche come ti sentivi di corpo, se magari agitazione, cosa sentivi, testa, pancia, gambe, durante e dopo, ti veniva da piangere? Tutto quello che hai provato a livello corporeo e anche a livello di emozioni. Quindi cerchiamo di staccarci dall'avvenimento in sé, quindi dalle azioni che hai compiuto, ma cerchiamo di tradurle in emozioni. Un po' di mal di pancia, parte alta della pancia. Durante hai provato a esternare ciò che provavi, quindi io ho sentito questo. Molto bene. La risposta. E qui cosa provavi? Avviene spesso questa cosa. Sì, questo meccanismo. Magari andremo a indagare la prossima volta su questo meccanismo perché da qualche parte l'ho imparato. Quindi non è migliorata la sensazione. Secondo te che emozione hai provato? Perché, ok, ma questa cosa in... perché? Quindi non è migliorato. Dispiace. Mi dispiace, ci lavoreremo. Ci dobbiamo lavorare su questa cosa, ma oggi volevo farti fare quella visualizzazione di cui abbiamo parlato. Esatto, per l'intervento che devi fare. Quindi volevo anche ritagliarci 10 minuti per quello. Però vuoi continuare a parlare un attimo di questa cosa? Stata una settimana intensa, devo dire. Dai, almeno questo è buono. Bene.
vedi che un po' di traguardi riusciamo a raggiungerli, secondo me è un bel passo avanti. E questo come ti ha fatto sentire? Allora, io sono molto contenta per questa cosa. Ecco, vedi che non si può ottenere tutto subito, ma pian piano, secondo me, stai facendo un bellissimo lavoro. E lo vedo che questa cosa ti ha reso. Sì, lo vedo che lo stai notando. Ed è importante notare anche questi miglioramenti perché intanto ci stimolano ad andare avanti e poi perché, insomma, te la godi un po' di più. Allora, facciamo che la prossima, allora, per quanto riguarda l'altra cosa, la prossima volta cerca di capire un po' prima cosa provi. Cerca di provare a non arrivare all'ultimo e non arrivare al limite. Cerchiamo di dire le cose sempre in modo carino, ma non arriviamo a un punto in cui sbottiamo, ok? Perché non ce n'è bisogno, dopo facciamo fatica a controllare ciò che proviamo e ci sentiamo in colpa e parte la parte critica, esatto, quella lì, e parte l'ipercompensazione, no. Va bene. Allora, adesso io farei l'esercizio di visualizzazione, se sei d'accordo, perché non abbiamo fatto troppi esercizi di questo tipo. Questo dovrebbe essere abbastanza semplice e vorrei che ci abituassimo anche a questi esercizi, in modo che tu riesca a diventare ecco, sempre più concentrata in queste attività e che, insomma, la visualizzazione sia sempre più vivida. Allora, fammi prendere i miei appunti. Tu intanto, allora, chiudi gli occhi, appoggia le braccia sugli spallini della poltrona. Appoggia bene i piedi, quindi non gambe incrociate, ma gambe entrambi a terra. Senti la connessione con la terra, senti il peso dei tuoi piedi. Ok. Senti le tue mani rilassate, rilassa tutto il corpo. Visualizzare il posto dove avverrà questo intervento. Comunque cerca di visualizzare un tuo intervento. Cerca di visualizzare il tuo intervento. Se c'è un palco, se hai un microfono, che colori ci sono, le persone che sono davanti, l'espressione. Come te le immagini? Cosa senti? Le sensazioni corporee? Se hai il battito accelerato? Se senti le mani sudare? Qualunque cosa tu senta, cerca di entrarci sempre di più. Entrare in questo momento. Ti hai addosso tutto. Ora continua e immagino appunto di parlare a questo pubblico.
Adesso concentrati tantissimo su questo che stai vedendo e su cosa provi. Le emozioni che stai provando, le sensazioni, battito, polso, sudore, pancia. Bene. Adesso questo scenario va via. Bene, adesso laviamo via questa scena e immagina adesso sempre con gli occhi chiusi di salire su un palco, ma questa volta pensa che tutto ciò che dirai è per aiutare le persone che ti stanno ascoltando. Queste persone sono assolutamente interessate al tuo discorso, ma non solo, sono tu. Con il tuo discorso, con ciò che dirai, potrai aiutarle, potrai migliorare qualche aspetto della loro vita, potrai semplicemente dirgli cose che non sanno. Quindi quel pubblico è aperto al tuo discorso, non vuole niente da te, non pretende niente da te, non gli richiedi niente, non gli stai chiedendo dei fondi, non stai chiedendo approvazione per qualcosa. Semplicemente sono lì per ascoltarti, perché vogliono sapere cosa hai da dire. Adesso immagina questo palco, come è fatto questo palco, se è diverso, come sono i tuoi movimenti, che vestiti hai addosso. Se com'è il battito, è accelerato, com'è rispetto a prima, il sudore come va, sei in piedi, sei su una sedia, sei fermo, stai camminando, come ti immagini? Molto bene. Adesso cancelliamo anche questa situazione. Torna qui e quando vuoi apri gli occhi. Adesso dimmi le sensazioni, tutto ciò che ti ricordi, come eri vestito, come erano le persone, l'espressione delle persone, come stavi parlando. Dimmi tutto della prima sensazione, della prima visualizzazione, scusami. Adesso ti chiedo di spiegarmi e descrivermi le differenze che c'erano invece con la seconda parte. Quindi, se cambiavano vestiti, se cambiava il tuo modo di camminare, le sensazioni a livello corporeo, battito, mal di testa, se cambiava il pubblico, se cambiavano i colori, se cambiava il palco, tutto. Quindi è cambiato anche il palco, aveva dei colori più. Ok, era più colorato, l'altro era più freddo. E poi. D'accordo, quindi eri proprio, insomma, con più scioltezza, facevi il tuo discorso. Va bene, allora, come vedi, già solo cambiare la nostra prospettiva aiuta tanto a cambiare anche come ci sentiamo e ovviamente avere tanta ansia, un pochino di ansia, insomma, è giusta, è un meccanismo normale nel nostro corpo, ma
Dobbiamo capire quando è esagerata e insensata e per cose che possiamo risolvere o semplicemente, insomma, è comunque una cosa importante, va bene. Quindi, ti è piaciuta come prima visualizzazione? Cosa ne pensi? Visto che era la tua prima volta, volevo un attimino capire se pensi possa fare per te questa tecnica. Sì, non è proprio meditazione, però comunque quella è la concentrazione. So che un pochino ho iniziato a meditare, meglio. Sì. Bene, la prossima volta, no, la prossima volta la facciamo, magari la facciamo fra 2 o 3 sedute, recuperarlo ogni tanto. E quindi volevo capire se può essere una tecnica che può piacerti, che può funzionare con te o se devo cercare altro. Bene, allora io direi che ci vediamo la prossima volta. Prendiamo appuntamento. La prossima settimana io ti propongo mercoledì alle 2, alle 3. Ok, mercoledì prossimo alle 3. Allora, se ti viene in mente qualcos'altro, intanto continua a cronometrarti. E la prossima volta ne parliamo e dimmi anche se avrai riprovato a gestire un pochino questi discorsi e se insomma ha funzionato la cosa di non aspettare di arrivare un po' al limite della frustrazione, della rabbia per Se hai bisogno, come al solito, scrivimi, io ti rispondo sempre. Se vuoi prenderti appunti intanto mandandomi dei messaggi vocali e poi li riascoltiamo la prossima volta, come preferisci, se vuoi prendere appunti su un diario, tutto ciò che ti viene più immediato, più comodo, che sai che hai meno probabilità ad abbandonare, come metodo, usalo. A me va bene tutto. D'accordo. Allora, noi ci vediamo la prossima volta, intanto ti auguro una splendida giornata. Ciao!